cittadini, a tutti i compagni presenti, presenti in questo incontro con i candidati alla Camera e al Senato per la lista Rivoluzione Civile di Ingroia. Credo che in questi mesi ci abbiano raccontato tante strane storie per quanto riguarda la maniera con la quale noi dobbiamo risolvere tutta una serie di problemi finanziari che affliggono l'Italia. E ci hanno raccontato che questi problemi finanziari sono la questione centrale che noi dobbiamo affrontare. Ci hanno raccontato che non ci sono i soldi e che dobbiamo fare dei grandi sacrifici. Noi sappiamo però che ci sono 70-80 miliardi all'anno che se ne vanno in corruzione. Sappiamo che oltre 180 miliardi sono quelli che se ne vanno in evasione fiscale, 350 sono l'economia sommersa e altri 350 l'economia criminale. Tra i 500 e i 700 miliardi di euro sono all'estero, riconducibili a società o a persone fisiche italiane, nei famosi paradisi fiscali. Allora non è assolutamente vero che i soldi non ci sono. I soldi vanno recuperati dove ci sono. La questione sociale, la questione morale e la questione ambientale, come dimostrano le numerose inchieste che anche nella nostra zona hanno coinvolto le grandi opere e hanno coinvolto tutta una serie di operazioni di devastazione del territorio, ci dimostrano che queste tre questioni sono assolutamente collegate. Queste battaglie di civiltà sono per noi la vera rivoluzione civile. Grazie. Buonasera a tutti, saluto cordialmente i nostri candidati al Parlamento. Siamo contenti di avervi qui questa sera perché iniziamo appunto la nostra campagna elettorale a Cremona con la speranza di ottenere un ottimo risultato anche a livello nazionale, perché ci vuole quel cambiamento e quel cambiamento può esserci solo e soltanto con Rivoluzione Civile, un movimento culturale, sociale, morale, con l'ausilio di numerosi partiti, parte attivi di questo movimento, che contribuiscono in maniera notevole a cambiare radicalmente la nostra situazione politica italiana. Noi speriamo che Rivoluzione Civile incida profondamente nelle istituzioni, perché è il nostro ultimo baluardo, perché noi crediamo realmente e soltanto con il nostro impegno, con la nostra forza, con le nostre idee possiamo realmente cambiare la politica italiana. Ecco, sono convinto che nelle liste sia al Senato che alla Camera del Movimento Rivoluzione Civile ci sono delle personalità eccellenti che hanno liberatamente deciso di candidarsi in questa nuova compagine per contribuire a portare quella ventata di novità, per cambiare le istituzioni e per dare un notevole contributo all'immagine dell'Italia. Molti giornalisti, molti professori universitari, molta gente comune ha deciso appunto di aderire alla Rivoluzione Civile. Ecco, noi speriamo con tutto il cuore e sicuramente ne sono fermamente convinto di ottenere un ottimo risultato e di contribuire a quel cambiamento che la gente ci chiede per realizzare quelle riforme necessarie, in primis dare il lavoro a tanti giovani disoccupati che purtroppo, ahimè, faticano a trovare lavoro, a molte persone laureate che non trovano lavoro nella nostra Italia e sono costretti a emigrare all'estero,
Quindi noi vogliamo cambiare l'Italia e noi lo possiamo fare solo e soltanto con Rivoluzione Civile. Grazie.